Perché le problematiche del settore dell'agricoltura in tema di sicurezza sul lavoro sono tante, i lavoratori dell'agricoltura sono tanti, occorre soffermarsi con maggiore attenzione sulle problematiche del settore. Ce ne parlerà dettagliatamente, oltre naturalmente ai nostri relatori qui oggi presenti, ce ne parlerà dettagliatamente anche l'assessore Nardoni che, come sapete, è un tarantino, sta per arrivare, sta appena finito la riunione, quindi è in macchina che sta arrivando da Bari e lo attendiamo da un momento all'altro. Però direi che visti i tempi di recuperare, di andare avanti e di dare subito inizio all'attività. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Prego. Dottor Scandella. Grazie a tutti, grazie Angelo Dondurusso e grazie a tutti di essere intervenuti su una tematica molto, ma molto interessante, perché noi abbiamo già avuto altre due esperienze nella nostra provincia che hanno mostrato già un'alta sensibilità sul tema. Perché parlare di agricoltura? Parliamo di agricoltura perché è un settore che è economicamente molto importante ed è un settore dove la comunità europea ha intravisto proprio la necessità di intervenire il tema di prevenzione e sicurezza come ambiente di lavoro, perché la frequenza e la gravità degli infortuni in agricoltura è molto elevata e quindi è un settore che merita una particolare attenzione. Ora io vi parlerò di quella che è la programmazione dell'attività da parte degli enti preposti proprio al controllo e alla vigilanza su questo settore che, come vedrete, è un settore molto molto particolare. Voi vedete oggi in questa sala anche la presenza di Vedo, la presenza di, mi fa piacere molto, la presenza di extracomunitari che sono dei lavoratori del settore e che hanno una particolare sensibilità proprio in questo quadro, ed è in questo quadro che noi vogliamo muoverci, proprio cercare di dare al massimo un'informazione per poter evitare che possano succedere appunto gli accadimenti infortunistici che talvolta sono molto gravi. Ecco, noi non so qui come procedere. Ecco, si parte da una tematica che a livello nazionale, per cui a cascata arrivare al sistema regionale e poi al sistema provinciale locale, per attuare quello che è uno degli obiettivi del piano sanitario nazionale, che è appunto una campagna di comunicazione, una campagna di informazione. Il settore che essenzialmente si articola nel piano sanitario nazionale, i settori sono essenzialmente due: il primo è quello che riguarda l'edilizia e il secondo è quello che riguarda il settore dell'agricoltura. Per darvi un'idea di quella che può essere l'attività che viene svolta nei vari settori, qui c'è un'immagine che riflette l'attività a livello regionale. Come vedete, questa è l'attività che è stata svolta nell'ultimo triennio, ma in realtà gli obiettivi sono puntati proprio su il settore agricoltura con una maggiore attenzione e una maggiore attività di vigilanza. Ma l'attività di vigilanza non deve essere vista come un'attività di carattere repressivo, ma deve essere vista come un'attività di carattere preventivo che servirà soprattutto per eliminare due aspetti che sono molto evidenti nel settore agricoltura: le malattie osteoarticolari e le neoplasie professionali. Quindi è questo il motivo che ha spinto in particolare l'ente pubblico a porre attenzione in questo settore.
come vi ho già rappresentato prima, è un settore economico molto importante che prevede, proprio per la caratteristica dell'attività, dei rischi specifici. La Commissione europea infatti ha dichiarato l'agricoltura, come vi ho detto già prima, un settore in cui gli infortuni per la loro gravità e frequenza sono molto elevati. La nostra realtà è una realtà anche abbastanza particolare, perché come potete notare 100.000 ettari di vigneti in Puglia non è una cosa di poco conto, è un, come vedete abbiamo 8 milioni di ettari di produzione di vino, è il 15% della produzione nazionale, e in questi 100.000 ettari in Puglia vedete la distribuzione anche dei particolari tipi di vino riguardano molto da vicino anche la nostra provincia. Gli obiettivi appunto è quello di aumentare da un lato la sensibilità, peraltro un'attività che è stata già fatta, quindi non vedo anche degli studenti dell'università, una delle tesi che è stata fatta è proprio quella di andare nelle varie cantine e valutare con dei questionari proprio la capacità e la percezione del rischio di soggetti che lavoravano. È un discorso che i cui risultati meritano una sessione a parte, però posso dirvi che a volte troviamo delle condizioni di sensibilità molto elevate, a volte invece no, è questo che ci preoccupa in qualche maniera. Le cantine che sono state oggetto di studio sono dei luoghi a particolare rischio. Particolare rischio perché? Perché come vediamo ci sono dei luoghi che rappresentano una particolare situazione, se riesce a partire. Ecco qua, la coclea dove viene messa l'uva per essere macinata. Qui abbiamo appunto alcuni particolari settori, cioè luoghi campinati, lì dove poi gli operatori vanno, lavorano, e noi abbiamo delle testimonianze, purtroppo degli esempi molto negativi anche in realtà del Foggiano e del Parise, dove ci sono state particolari situazioni che hanno determinato la morte di particolari soggetti, rischio biologico e rischio chimico, insomma una situazione che ci ha portato appunto a porre un'attenzione particolare in questo settore. Allora, del piano regionale vi ho già rappresentato e detto in precedenza, ecco quali sono le condizioni che ci hanno portato a fare questo tipo di attività. L'obiettivo finale è appunto quello di determinare una riduzione del numero di infortuni mortali e di infortuni gravi attraverso una serie di iniziative. Questa è una di quelle che è rivolta ai lavoratori e agli imprenditori agricoli, con una serie di informazioni, con un'attività sensibilizzante. E l'obiettivo qual è? Quello di far fronte a un'esigenza europea, cioè di ridurre il numero di infortuni mortali e gravi del 15%. Questo è l'obiettivo che è stato posto, come vi ho detto, attraverso questa programmazione partecipata. Un altro obiettivo è appunto quello di ridurre il numero di tumori professionali in agricoltura, proprio perché, come voi sapete, l'utilizzo di particolari sostanze nel settore determina questo tipo di patologia. Allora, credo che sia molto interessante puntare su un aspetto che è stato peraltro già rappresentato da altri soggetti, cioè il prodotto di qualità, avere un prodotto di qualità, quale è quello che noi possiamo offrire con la nostra terra, associato anche a un prodotto il cui costo sotto il profilo infortunistico sia molto basso, io credo che oggi in una realtà come la nostra è una sfida che vale la pena correre. Quindi è importante soprattutto questo aspetto. Un ultimo, il quarto progetto, quello che riguarda appunto l'agricoltura, è la riduzione del numero delle patologie lavoro correlate. Dico questo perché per poter fare questo è necessario
in primis conoscere, quindi monitorare tutte le situazioni che sono variegate rispetto ad altri settori, quale quello industriale, dove c'è una ripetitività dei movimenti con la macchina. Nel settore agricolo è un attimino diverso. È un attimino diverso perché? Perché, come voi sapete, nell'arco dell'anno lo stesso lavoratore viene utilizzato per più tipi di lavorazione e quindi con un impegno sia lavorativo sia dal punto di vista fisico diverso nelle varie stagioni dell'anno. Quindi questo è un aspetto che richiede anche una particolare attenzione di chi studia questi tipi di patologie. Noi abbiamo fatto degli studi particolari utilizzando una metodologia scientifica e in tutti i tipi di coltivazione, poi vedremo alla fine qualche immagine, noi attraverso questa metodologia scientifica abbiamo visto, paragonando come i risultati fossero verde, giallo e rosso e viola, che gran parte, l'80% delle attività ricade sul rosso e qualcuna sul viola, sono poche quelle attività che sotto il profilo della biomeccanica articolare rientrano nel verde o nel giallo. Quindi questo già depone per un'attenzione, uno studio ancora più approfondito. Ecco, come elemento anche interessante è che gli infortuni in agricoltura sono quasi sempre legate ad un agente. Quanto più è elevato il fattore meccanico, l'elemento meccanico, l'elemento diciamo industriale nell'azienda, tanto più alto è il numero degli infortuni. Questo richiede anche una particolare preparazione e informazione e formazione per i soggetti che devono utilizzare le macchine. Un altro elemento essenziale, importante, è che la prevalenza delle malattie tabellate rispetto a quelle non tabellate e sono maggiori quelle non tabellate rispetto a quelle già definite dalla norma, quindi andare a individuare è molto più difficile e richiede un impegno anche dal punto di vista professionale per chi poi deve elaborare e istruire questo tipo di diagnosi. Quindi diciamo che per concludere mi sono riassunte le quattro linee progettuali che prevedono appunto quei sei eventi informativi, come vedete, 350 sopralluoghi come obiettivo in agricoltura, inchieste di malattie professionali che partono automaticamente sui casi segnalati, non come in genere la norma prevede con un referto, ma attraverso la denuncia e segnalazione rapida. E poi l'altro elemento fondamentale di cui parlavo prima è la prevenzione delle patologie osteoarticolari. Ora, adesso se ci riusciamo vi faccio vedere quei filmati che noi abbiamo elaborato nel corso della nostra ricerca, della nostra attività, proprio in, non so se partono o meno, non partono, ma fanno vedere. Stanno andando. Stanno andando? Ecco. Vedete, ogni esempio di questo rappresenta e riassume tutto quello che io ho detto, cioè in linea con quella che è praticamente l'attività che viene svolta con posture incongrue, con ripetitività e con posizioni anomale che vengono assunte dai lavoratori. Ora, se voi vedete, anche qui cioè, è partita. Sì. Da una parte la ripetitività dei movimenti, dall'altro una postura assolutamente non compatibile. Ma diciamo, questa è limitata e studiata in riferimento ad una particolare coltivazione. Se voi pensate che quella stessa persona viene utilizzata nell'arco dell'anno per altre coltivazioni e quindi assumendo altri tipi di posture incongrue, capite bene che è molto difficile studiare questo tipo di problema. Ecco perché credo che questo settore meriti particolare attenzione, soprattutto per evitare quello che poi a noi interessa, quello di fare prevenzione, quindi evitare da un lato le neoplasie e dall'altro le patologie osteoarticolari. Io credo di aver finito e lascio la parola al direttore Gigante.
Grazie. Ma questo problema come si risolve? Allora, noi non siamo qui, visto che c'è la domanda che me l'aspettavo, soprattutto da lei. Io sono il direttore di Confagricoltura Taranto. Ecco, il direttore di Confagricoltura Taranto, con cui spero ci possa essere un rapporto con gli enti proprio per migliorare questa situazione. Questa è una campagna informativa, non è una campagna formativa, non è nemmeno una campagna per risolvere i problemi, perché altrimenti non saremmo qui, forse saremmo in altri luoghi. Però far vedere come una postura incongrua talvolta può essere risolta con problematiche molto spicciole e non, per esempio, per essere più pratici, l'uso della mascherina, che talvolta non viene utilizzata, perché nemmeno sa che esiste la mascherina, o l'uso di particolari, uno sgabello che può evitare il movimento, tenere le braccia sempre in alto per ore e ore, quando invece le braccia vanno posate a livello della spalla per evitare che possano essere delle percussioni, sono esempi banali, l'uso di guanti, l'uso di cose che possono essere semplici o semplicistiche per chi magari ha un certo livello culturale e quindi ha una certa sensibilità alla prevenzione, ma probabilmente questo tipo di discorso non è nutro in più e questo noi lo vediamo. Non attraverso i telegiornali o filmati, lo vediamo perché quotidianamente quando facciamo quell'attività di vigilanza ci rendiamo conto, qui in agricoltura come anche in edilizia, casco e quant'altro, che non è un optional, ma è una condizione essenziale, necessaria, banale, che talvolta viene scordata. Quindi questo è quello che noi ci prefiggiamo. Se ci riusciremo probabilmente riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi, quello di sensibilizzare ulteriormente chi effettivamente lavora. Ecco perché la campagna informativa è rivolta da un lato agli imprenditori, dall'altro che dovrebbero essere primi a sensibilizzare anche i lavoratori e i secondi sono i lavoratori stessi che poi operano sul campo. Okay? Comunque il lavoratore cerca sempre di lavorare al meglio. Noi sì, vogliamo perché questo. Se uno lavora con le braccia sempre alzate, si sente dolore, prova dolore, cerca di cambiare posizione. Lavora male, ma non vogliamo che lo fare quindi. Altrimenti in quel caso come avete visto. Comunque poi, non lo so se avete colpato la coltivazione anche agricola sta avendo delle evoluzioni. Sì. Ci sono ormai, come voi sapete, anche la produzione, so che qui ci sono anche degli esperti, io non sono esperto, però vedo che anche il campo della vigna non c'è più, si tende a l'evoluzione fare... è quella meccanica, perché anche. Che è quella che salvaguarda. L'operatore di per sé, se deve fare un lavoro, io... Le soluzioni sono tante, noi siamo qui alla ricerca della risoluzione, insieme. Non è che ce l'abbiamo insieme, bisogna... La ricerca ce l'avessimo non saremmo. Bisogna avere un po' di competenza nel settore. Certamente. Per poter parlare. Detto questo, perché l'INAIL? Qual è il ruolo che l'INAIL gioca rispetto a questo tipo di tematiche? Allora, noi conosciamo l'INAIL, la maggior parte di noi conosce l'INAIL come un ente assicuratore e previdenziale, l'ente che sostanzialmente si preoccupa di fornire un'indennità di carattere economico, non solo, ma soprattutto di carattere economico, nell'ipotesi in cui il lavoratore subisce un infortunio che implica l'inabilità assoluta al lavoro, quindi l'impossibilità, per dirlo in termini pratici, di lavorare. Quindi l'INAIL interviene sull'aspetto retributivo integrando la giornata lavorativa persa per effetto dell'interruzione, della sospensione del rapporto di lavoro. E storicamente l'INAIL nasce in questo modo, nasce alla fine dell'Ottocento come diciamo sistema previdenziale per sopperire a questo tipo di, all'epoca era considerato sostanzialmente una piaga sociale il tema degli infortuni, perché poi in un contesto liberista chi non era idoneo a produrre veniva sostanzialmente espulso dal mondo del lavoro. Quindi oggi, sulla base poi delle esperienze anche elaborate
nel ventennio e sulla base di accordi internazionali, l'INAIL è quella che noi conosciamo. Con l'introduzione della 626, quindi parlo già del 1994, l'INAIL ha cominciato, ma già da tempo aveva cominciato a farlo, a cambiare pelle. Cioè, nel senso che a un certo punto ha assunto consapevolezza di quelle che erano le sue competenze, le sue capacità, per cominciare a porsi sul mercato, non ovviamente in regime di concorrenza, ma in maniera assolutamente gratuita, fornendo quelle informazioni che sono utili non già a risarcire l'infortunio, ma a far sì che l'infortunio non venga ad verificarsi. Quindi un'azione meramente prevenzionale. Noi disponiamo, vi farò vedere poi alcuni slide che sono veramente particolari, di una serie di informazioni che in assoluto hanno un valore meramente statistico. Faccio un esempio: qual è il giorno della settimana in cui, per esempio, in agricoltura si verificano più incidenti? Se io dovessi fare un'indagine, tipo un exit poll, come si fanno le elezioni, avremmo diversi orientamenti. Eppure esiste, c'è un giorno della settimana in cui gli infortuni sono più numerosi. Ma che cosa serve saperlo? Che cosa serve? Ci serve perché in realtà noi abbiamo la possibilità, attraverso il dato statistico che è freddo e numerico, di intervenire sui costumi, sugli usi, sulle abitudini delle persone, ma non già perché vogliamo entrare nella privacy delle persone, ma perché, come ho detto in precedenza, noi non vogliamo più risarcire gli infortuni, vogliamo evitare che questi si vengano a verificare. Qual è il fenomeno in agricoltura? Allora, noi siamo una provincia dove, come dire, c'è una sorta di commistione, siamo tutti un po' metallurgici, come direbbe qualcuno. In realtà l'agricoltura rappresenta un patrimonio anche di natura culturale, voglio dire, ci sono delle regioni che non sanno che cos'è la terra e si inventano delle cose straordinarie. La Puglia ha invece una realtà produttiva, basta pensare al vino, all'olio, insomma, io vengo dalla provincia, quindi so benissimo di che cosa stiamo parlando. Però il fenomeno infortunistico in agricoltura è un fenomeno che, devo ammettere, è poco studiato. E questo non è un dato che naturalmente ci può rendere felici, perché anche in agricoltura la gente si fa male. Noi abbiamo in assoluto, e vi anticipo dei dati che vi farò vedere, dei valori non particolarmente elevati, il che naturalmente ci fa piacere. Però il fenomeno infortunistico in agricoltura è un fenomeno grave, nel senso che gli infortuni, quando si verificano, purtroppo arrecano un danno molto più elevato di quanto per esempio accade in ambito artigianale o in ambito industriale. Cioè il numero degli infortuni di una certa, anche compresa la morte, sono maggiori rispetto in termini percentuali a quelli dell'industria. Cosa determina gli infortuni? Beh, gli infortuni sono, io mi sono fatto un'idea, insomma, sono a Taranto da ormai 8 anni e posso dire che secondo me sono diversi gli elementi che influiscono sul fenomeno infortunistico in agricoltura. In primo luogo, questo è un dato non facilmente dimostrabile, ma leggendo le denunce di infortunio lo capiamo: le macchine hanno bisogno di un adeguamento costante e non sempre ciò accade. Guardate, torno al discorso di prima, il dato di per sé non mi dice nulla. Però noi, attraverso le denunce di infortunio, siamo riusciti a cogliere in questi ultimi anni come c'è un bisogno di adeguamento delle macchine agricole, che naturalmente implica degli interventi di politica economica, per esempio di aiuto, una volta l'INAIL si è anche cimentata in questo tipo di finanziamenti, per modificare il parco macchine degli agricoltori, non in termini di produttività, cioè non il trattore che produce di più o che ara di più, ma il trattore più sicuro rispetto al trattore meno sicuro. E questa informazione, perdonatemi, ve la può dare soltanto l'INAIL, perché soltanto l'INAIL sa quante sono gli infortuni che per esempio derivano dai mezzi meccanici, dalle cadute dall'alto. Noi adesso ve ne fornisco 5-6, ma ne abbiamo 200, 300, delle tipologie al limite del parossismo, però anche quelle sono informazioni. La seconda
il secondo dato è che alcune procedure di lavoro risentono di una mancata conoscenza, di una scarsa conoscenza dei rischi. Io ho visto persone, le ho viste con i miei occhi, perché ripeto, abito in un paese della provincia, lavorare la vigna, passare lo zolfo, mi pare che sia, e fumare. Io penso che non ci sia nulla di, al di là del fatto che fumare fa male comunque, ma penso che sia una delle cose più tossiche che una persona possa fare. E lì non c'è ovviamente la volontà di intossicarsi, c'è una mancanza di conoscenza, oppure non lavarsi adeguatamente dopo aver passato queste sostanze. Quindi, che cosa intendo dire? Che in agricoltura, risolto il problema delle macchine, affrontato il problema delle macchine, c'è un problema di conoscenza. È chiaro che l'evoluzione industriale, meccanica, culturale ha fortunatamente investito anche il settore agricolo, che si è fortemente industrializzato. Però alcuni aspetti, alcuni retaggi nell'uso delle sostanze, delle macchine, rimangono ancora. Noi abbiamo per esempio fatto tempo fa in direzione regionale, perché io mi incarico anche in direzione regionale, io non ho studiato agronomia, quindi scusate se uso termini impropri, ma sui trattori c'è una specie di arco che si può abbassare e alzare, che non è fatto... Rolle ha un nome particolare, Seraglio. Allora, io riesco, io quando vedo questi trattori lavorare, non quando sono per strada, hanno sempre tutto abbassato. Quello non è un mezzo, non è una cosa per rendere più bello il trattore, quello è un sistema di protezione, perché se si ribalta il trattore c'è la possibilità di proteggersi dallo schiacciamento. L'ingegner Fonsessere, che assieme all'ingegnere Margarese sono i nostri tecnici, vi faranno vedere alcune piccole, no? Alcuni piccoli suggerimenti, e poi insomma, concludo perché non mi voglio annoiare, dove viene consigliato per esempio di guidare il trattore utilizzando alcuni accorgimenti. Gli occhiali da sole, che sembra una stupidaggine, però gli occhiali da sole proteggono molto dal sole, i guanti, le mascherine. Io non ho mai visto nella mia, nei miei 50 anni persone bardate in quel modo. Diceva in un altro intervento l'ingegnere Fonsessere, c'è una sorta di ritrosia da parte dei coltivatori e dei coltivatori diretti o dei braccianti a utilizzare questi sistemi, ma dobbiamo convincerci che salvano la vita. E che, dato che noi purtroppo ci occupiamo, e passiamo alla nostra origine, all'aspetto risarcitorio, cioè una delle cose più difficili del mio lavoro, è una cosa che veramente vorrei non fare, è quando le famiglie delle persone che sono morte vengono nel nostro ufficio per chiedere quello che gli spetta. Allora, se queste situazioni si possono evitare, se questa lezione, chiamiamola lezione, se questa informativa può evitare che anche una sola persona abbia un infortunio ancorché minimo, noi ci possiamo già ritenere soddisfatti, perché il nostro obiettivo non è quello di fare i professori, noi facciamo già il nostro mestiere e speriamo di farlo sempre meglio, ma il nostro mestiere è che non venga più nessuno ai nostri sportelli, che è un'altra cosa, cioè vogliamo essere pagati senza fare niente praticamente. Questo è. Allora, vi faccio vedere soltanto alcuni dati, poi ne possiamo anche discutere velocemente, però sono dati statistici, ma che comunque danno l'impressione, anche danno anche l'idea dei numeri, poi magari mi alzo perché li commento. Allora, questi sono gli infortuni denunciati. Allora, se parlo senza microfono mi sentite? Sì, sì. Allora, questo è una slide di presentazione, perché? Perché questo non riguarda l'agricoltura, ma riguarda tutto il fenomeno infortunistico di tutti i settori, compresa la metallurgia. Allora, per darvi un'idea, io ho preso come riferimento il 2008, perché è stato l'anno in cui
per una serie di circostanze il fenomeno infortunistico diciamo ha cominciato a scendere. Però guardate, in provincia di Taranto superavamo i 7.000 infortuni, cioè 7.000 persone, non so quanti stadi si può riempire uno stadio, si sono fatte male nella provincia di Taranto. Purtroppo in questi 7.000 ci sono anche i morti, ci sono gli invalidi al 100%, persone che hanno perso l'uso delle gambe o delle braccia, così come ci sono fortunatamente persone che hanno semplicemente avuto una frattura o un infortunio meno grave. Per darvi un'idea di quello che succedeva a Taranto nel 2008, perché penso che tutti noi siamo di Taranto, nel 2008 di questi 7.500, 2.000 erano dell'Ilva. 2.000 infortuni erano dell'Ilva, anzi, sì, circa, un po' di meno, perché nel 2006 erano 2.000. Comunque è un numero abbastanza elevato. Vediamo che succede in agricoltura. Abbiamo detto più di 7.000, giusto? Nel 2008 siamo a 388, circa 400 infortuni. Siamo a che percentuale? Molto bassa. Molto bassa? Sì, ma anche meno del 10%. Del 5%. Allora, però guardate. Al di sotto della media europea. Al di sotto, molto al di sotto. Perché la media europea è fatta da paesi molto meno industrializzati dei nostri. Non è che dobbiamo soltanto pensare alla Francia, alla Germania e all'Olanda. Allora, non considerate il 2013, perché ovviamente il 2013 fa riferimento ai primi mesi dell'anno, però vedete come il dato sostanzialmente non è che è sceso tanto, Ma perché è basso, non è basso. Parliamo di dati statistici, cioè è chiaro che si deve tendere allo zero, è normale. Direttore, dietro quei numeri ci sono persone, famiglie, ed è l'obiettivo nostro. Allora, se siamo scesi di 80 in 4 anni, per me è un dato, perdonatemi, non sufficiente. Cioè l'obiettivo mio è sempre quello di non lavorare per il tempo. No, non partiamo dal presupposto. Allora, l'idea che io ho quando non faccio il direttore dell'INAIL, che gli infortuni si verificano per una fatalità. È l'idea mia, perché io cammino per strada e vedo le situazioni. Ma quando entro all'INAIL e faccio il direttore dell'INAIL, mi accorgo che l'elemento della fatalità è veramente molto molto basso. Cioè casi veramente, anche il fulmine in alcune condizioni, no? Non è fatalità. Io, se quando mi chiedono di un esempio che può essere fatalità, è quando praticamente una meteorite dall'iperspazio si viene a spaccare sulla mia testa, allora dico è proprio che insomma, no? In tutto il mondo dove poteva finire, però in altre situazioni quell'80 è un dato che, come direttore dell'INAIL, è un dato che non soddisfa, almeno nella mia visione etica. Questi sono i numeri che poi, no, scusate, guardate. Abbiamo messo qui, purtroppo i numeri sono troppi, non so se riuscite a vedere bene. Guardate che la maggior parte sono le contusioni. La maggior parte. E qui vediamo come il dato è altalenante. Nel 2010 sono un po' più alte, però c'è una sostanziale riduzione del 2012 rispetto al dato del 2008. Le ferite, vabbè, sono abbastanza alte, lustrazioni. Guardate, una cosa, un dato che è costante, le fratture. Cioè le fratture in agricoltura sono un dato costante sul quale non si riesce ad incidere. Questo è un dato che poi probabilmente nei prossimi anni cercheremo anche di concentrare i nostri studi. No, altre situazioni particolari. Prego. Si è sempre sicuri che succedono, queste fratture sono vere, che sono successe sul lavoro. Guardate, vi dico la verità, dato che lavoro all'INAIL, non è che stiamo, voglio dire, io ritengo che una parte dei nostri infortuni non ci vengano denunciati. Quindi noi non siamo ancora. Una parte dei nostri infortuni, spero per le persone, perché io lo sanno i miei collaboratori. Quando abbiamo il sospetto che l'infortunio non è un infortunio sul lavoro, ma è un infortunio giocando a calcio e portato nella... Io non faccio niente, prendo l'atto e trasmetto tutto alla procura della Repubblica.
Io quando ero direttore di Matera, molti anni fa, sono riuscito a togliere la condanna di un bracciante, di una signora della fattispecie. E qualcuno ha ritenuto che fosse un atteggiamento eccessivo. Io parto dal presupposto che i soldi dell'INAIL sono i soldi dello Stato, quindi non sono miei. Ma ripeto, questo è un problema, io ritengo che il 99,99% delle persone che lavorano, non soltanto in agricoltura, sono persone che per bene, che con quel lavoro, con quel denaro, mantengono la loro famiglia. Quindi che ci sia il fenomeno degli infortuni, non in agricoltura, dappertutto, è un problema del quale ci dobbiamo occupare noi ed eventualmente l'autorità giudiziaria. Direttore, mi scusi, le posso chiedere, non vedo la casellina oltre che infortuni, morti... No, non l'ho messo. È meglio. Non lo so il dato aggiornato, ma non stiamo registrando casi morti. Cioè, voglio dire, questa statistica non... Ho detto, dato che noi ci vediamo spesso, poi il dato glielo finisco. Però in questo caso non l'ho voluta fare proprio tragica. Allora, no, questi abbiamo messo a confronto. Aspettate, c'era un dato. Allora, vi ricordate che vi ho detto prima del giorno? Allora, questo è la data, adesso non mi ricordo come è stato calcolato, però guardate, 49 suddiviso per giorno della settimana, non so a quale anno si riferisce per la verità. Il lunedì è il giorno in cui, penso che sia l'ultimo anno, il lunedì è il giorno in cui c'è, vedete, durante la settimana sostanzialmente è un dato abbastanza costante, guardate che parliamo di numeri piccoli, però questo dato del lunedì ce l'abbiamo sempre. Ce l'abbiamo soprattutto in industria e ce l'abbiamo soprattutto nei ragazzi tra i 20 e i 30 anni. Grazie. La discoteca, poi grazie. Dormono sul posto del lavoro, succede così. Dipende dal lavoro. Magari, è il datore del lavoro, è colpa del datore di lavoro. Sono ritornate alle 4, alle 7. Alle 7 devo ricominciare. Comunque il caso nostro alle 5. Attenzione che non è un dato degli ultimi 10 anni questo. Questo è un dato che risale, ci sono, se andiamo a vedere gli infortuni degli anni 70-80, identico. Lunedì o però cioè, non è un problema dei giovani di oggi, forse non è manco un problema di è un problema sempre esistito. Beh, la domenica è sempre esistita come un giorno, tra virgolette, di relax. Non è che incide solamente sui giovani, ci sono anche persone più grandi che subiscono infortuni alle 8 di lunedì mattina, specialmente nelle attività produttive. Industriali, non in quelle. No, non è alle 8, è dalle 9 alle 10. Più o meno partono. Scusate che sono. Cioè, di prima mattina. Il motivo secondo voi qual è? Più o meno, ma dovrebbe essere. Non ancora vedo capire. Il problema del giorno? Io l'ho detto in precedenza, è lo stile di vita. Cioè, è lo stile di vita. Cioè, io ho un figlio che il lunedì va a scuola, no? E mi chiedo, domani andrà a lavorare, mi chiedo, ma lunedì mattina come fai a stare a scuola? Se... È la stessa cosa se avesse qualche anno in più, voglio dire, no? Solo che il problema è che a scuola, male che vai, ti prendi un 1, un 2, 3 perché ti hai addormentato. Sul lavoro ti fai male perché cadi dall'alto, perché finisci sotto un trattore, perché ti tagli un dito. Ma il problema è lo stile di vita, guardate, questo è il passaggio che facevo in precedenza. Un aspetto è, noi siamo l'ente che dà i soldi, perché la gente si è fatta male, dalla fine dell'Ottocento che facciamo questo. Questa è una novità, cioè noi stiamo cercando di una volta un'organizzazione sindacale poi mise sul giornale che io dissi che gli operai non si devono divertire la domenica. Ovviamente non ho detto mai questo, dico che c'è un dato, no, ma è una cosa abbastanza grave. Io non ce l'ho con le persone che si fanno male il lunedì, probabilmente sarebbe meglio per loro se ci fosse un stile diverso. Potrei fare una domanda, prego, secondo me è pertinente proprio a questo. La legislatura non prevede una sorta di corresponsabilità da parte del lavoratore? Cioè, mi spiego meglio, io datore di lavoro, capito la domanda? Allora, no, la vorrei portare a termine se così. Dobbiamo aprire un altro
No, vabbè, semplicemente una questione proprio per capire fino in fondo. Diciamo, io dato di lavoro, magari ho un lavoratore il lunedì mattina oppure il martedì, non mi interessa. Cioè, come faccio io a sapere, anche se gli ho dotato di tutti gli strumenti che per legge, come faccio io a sapere se questa persona è sveglia al punto giusto, non ha assunto alcol, non va incavolato con la moglie magari che, e poi incavolato che prende in mano una macchina, cioè basta pulire le mogli per prima cosa. gli esempi possono essere molteplici. Come, perché devo essere sempre io datore di lavoro che poi la legge mi castiga e mi mette, mi incute timore, perché qui si sta andando verso veramente una qualcosa di, ma così noi ci fermiamo. Allora, io ricorderei la questione dell'alveo del diritto del lavoro. Allora, il diritto del lavoro nel contratto di lavoro stabilisce che ognuno delle due parti, in questo caso sia il lavoratore che il datore di lavoro, pongano in essere l'esatto adempimento. Il datore di lavoro, il lavoratore deve mettere a disposizione delle energie lavorative a favore del datore di lavoro con, come dire, lo scrupolo del buon padre di famiglia. Ora, se il datore di lavoro, se il lavoratore si presenta, perché è successo, ubriaco al mattino, se il lavoratore si presenta ubriaco, esistono le norme del contratto collettivo che stabiliscono tutta una serie, una proporzione di provvedimenti disciplinari, perché la persona che si presenta, ci sono imprese dove fanno i controlli, perché se io ti metto a guidare una macchina di un rischio incredibile, tu devi essere lucido per davvero. Piccolo esempio, io non ho riconosciuto un infortunio di un signore che con una macchina pulitrice si è ribaltato, poi è finito sotto, insomma, si è fatto veramente molto male, però io non gli ho riconosciuto l'infortunio perché aveva un livello di cocaina nel sangue molto alto. Allora io ho ritenuto che quell'infortunio non dovesse essere riconosciuto. Immaginate, no? Voglio dire, il dottor Gigante contro i lavoratori, non sono contro nessuno. Però se tu ti presenti con un livello di cocaina che sembri un pallone, le macchine è già una cosa che... Allora, il problema di fondo è che io vedo tutto deve essere ricondotto a quello che dicevo prima, all'esatto adempimento. Il datore di lavoro deve essere dotato di un sistema di sicurezza degno di questo nome, e vi posso assicurare che non tutti sono in questo livello. Il lavoratore deve utilizzare tutti gli strumenti messi a sua disposizione, perché se io gli do gli autoprotettori e non te li metti, non puoi dire che è colpa del tuo datore di lavoro. Se il tuo datore di lavoro non te li dà è un altro aspetto, ma se tu ce l'hai e non li metti, è chiaro che lì c'è un problema di natura disciplinare, perché se viene, perché io parlo dell'INAIL, no? Non parlo poi degli altri aspetti rispetto al lavoro, però se al datore di lavoro, al lavoratore viene riconosciuta una malattia professionale, per esempio da sordità, che è una delle malattie professionali più comuni, il premio del datore di lavoro aumenta, perché da noi funziona il sistema più o meno come quello delle macchine. Se hai incidenti aumenta il premio. Mi spiego? Non è proprio così, perché noi abbiamo un ente di previdenza. Piccola considerazione. Non so se sapete, ma se il datore di lavoro, per ipotesi, e spero che non ci sia nessuno tra di voi che faccia di queste cose, non assicura il lavoratore e il lavoratore si fa male, l'INAIL comunque interviene a favore del lavoratore. Poi dal lavoratore, poi non ci sono santi ovviamente. Però nel momento in cui il lavoratore o la sua famiglia reclama una prestazione e il datore di lavoro non l'ha assicurato, noi comunque ci siamo a tutela del lavoratore. Quindi, per rispondere alla sua domanda, il tutto va ricondotto al rapporto di lavoro. Se il datore di lavoro non applica le norme di prevenzione e sicurezza, deve essere sanzionato, ed è giusto. Se il lavoratore non utilizza gli strumenti e non applica le norme di prevenzione e sicurezza messe a sua disposizione,
va sanzionato anch'esso secondo le norme della contrattazione collettiva. Sono, cioè, le regole ci sono, poi mi rendo conto che non è facile. Vabbè, però l'applicazione poi c'è tutto una... Lo so, ma l'applicazione non la può fare l'INAIL, è quella del datore di lavoro. Allora andiamo avanti, non so se ce ne sono alcune altre interessanti. Sì. Ma questo è un dato semplicemente statistico, qui si fa riferimento al rapporto tra uomini e donne, quanti sono gli uomini e quanti sono le donne nell'ambito del fenomeno infortunistico. Vedete che c'è una differenza che può essere analizzata sotto diversi punti di vista. Queste sono le malattie professionali, è un dato praticamente bassissimo, però vi dico che le malattie professionali secondo me sono molto di più, nel senso che noi non ci vengono denunciate sostanzialmente, e questo è un dato sul quale stiamo lavorando molto con i centri di medicina del lavoro e con anche i medici degli ospedali per avere, diciamo, una disamina. Che tipo di malattie professionali? Molto sono osteoarticolari. Sono di data rumore. Sì, qualcuna c'è. Il problema delle neoplasie, faccio un piccolo, è un problema legato alla causa ed effetto. Essendo malattie non tabellate, deve essere il lavoratore, e noi ci possiamo fare riferimento soltanto a quelle tipologie, non è molto semplice, come dire, la riconducibilità all'attività lavorativa. Quindi molte vengono costituite in giudizio, che non è una bella cosa per noi, significa che il nostro lavoro lo fa il giudice. Sicuramente le tabelle hanno bisogno di un aggiornamento un po' più veloce, che al momento non viene gestito, ma questa è una questione che dipende dal legislatore. Il medico nominato dal giudice. Allora, vediamo un po'. Guardate. Qui abbiamo visto un po' le malattie professionali tipiche. Mi dispiace che dietro si legge male, però affezione dei muscoli, legamenti, non so manco che vuol dire quella parola, tessuti molli più o meno capisco. 17. Affezione dei dischi intervertebrati, penso siano le cose della spina dorsale, poi epocausie, malattie dei tendini, guardate, la maggior parte attengono a quelle scheletriche muscolari. Quelle muscole parleranno i tecnici di questa cosa. Sì, non c'è altro. 50 anni. Vi ringrazio per l'attenzione. Molto velocemente vi volevo parlare della valutazione dei rischi, ovviamente nell'attività agricola, e ricollegandomi un po' anche a quello che ha detto sia il direttore dello Spesso che il direttore dell'INAIL, sicuramente le aziende agricole sono comparti che presentano forse il maggior numero di rischi, considerando la complessità e l'intera attività lavorativa. Piccola precisazione, effettuare la valutazione dei rischi, oltre a essere un compito legislativo, perché è previsto già dalla 626 e ovviamente dal testo unico nell'articolo 18 come compito da parte del datore sicuramente non delegabile, sentito RSPP, medico competente e quant'altro, oltre ovviamente a essere un diritto costituzionale quello di salvaguardare la salubrità di chi ha detto ad attività lavorative. Indubbiamente io credo che la valutazione dei rischi sia uno dei primi, se non il primo, strumento per effettuare un'attività di prevenzione, perché effettuare una buona valutazione dei rischi sicuramente significa effettuare una mappatura completa, e questo è detto ovviamente in maniera semplicistica, non è così facile come viene detto, significa effettuare una mappatura completa di tutti i rischi presenti nell'attività lavorativa. Perché dicevo che nell'attività agricola abbiamo la presenza di molteplici rischi? Perché in un'azienda agricola e in un'azienda zootecnica ovviamente parliamo di ambiente di lavoro, quindi di tutti i pericoli connessi agli ambienti di lavoro, parliamo sicuramente di attrezzature agricole e macchine in genere, quindi con tutti i rischi connessi all'utilizzo delle macchine,
parliamo di rischio elettrico, di rischio incendio, parliamo di movimentazione manuale dei carichi, parliamo di movimenti ripetitivi, quindi sovraccarico biomeccanico, quindi come vedete all'interno di un'attività agricola abbiamo una molteplicità di rischi. Solo collegandomi un attimino al discorso che faceva il mio dirigente, ovviamente che cosa significa conoscere il pericolo, quindi avere coscienza del pericolo? Significa poi analizzarlo e quindi innanzitutto capire chi sono i personaggi collegabili al pericolo, cioè le persone direttamente esposte al pericolo ed indirettamente esposte al pericolo nell'attività lavorativa, e vedere questo pericolo poi con un discorso di probabilità di organizzazione del lavoro, qual è il danno che è effettivo che possa provocare, quindi il rischio vero e proprio che il pericolo poi porta sul lavoratore. Per quanto riguarda il discorso del sovraccarico biomeccanico, mi permetto di fare pubblicità, credo che il dottore mi autorizza. Ovviamente non c'è uno studio completo che vi dà le soluzioni al caso, però come ASL, quindi come Regione Puglia, si è provveduto a fare una buona analisi di diverse attività a livello di sovraccarico biomeccanico, quindi all'attività di diverse culture che si svolgono appunto nella Puglia. Questo che cosa vi permette di fare? Vi permette di fare sicuramente, quando il lavoro sarà completo, di avere una banca dati già pronta, e a quella banca dati, quindi conoscendo il pericolo, la fonte di pericolo, poi sarà da adottare ovviamente tutte le circostanze del caso. Ovviamente, scusate se faccio questa piccola parentesi, come organo di vigilanza il documento di valutazione dei rischi ben fatto e da mettere nel quadro ci interessa relativamente poco, né tantomeno fare la valutazione dei rischi significa ho valutato il rischio adopero il dispositivo di protezione individuale, perché prima di arrivare al dispositivo di protezione individuale, quindi prima di arrivare alla segnaletica di sicurezza, ovviamente va valutato il rischio e quindi vanno ad adottare tutte quelle procedure tecniche e organizzative affinché il rischio indubbiamente si possa ridurre, o comunque il fenomeno dannoso sul lavoratore si possa ridurre. Gli estremi, quindi dispositivi e segnaletica, sono sicuramente la parte finale del rischio che in qualche modo non si è riuscita a ridurre. Quindi avevamo detto, come attrezzature di lavoro, ovviamente molto velocemente, quando parliamo di attrezzature di lavoro parliamo sicuramente di rischio derivante da rumore, rischio derivante da vibrazione. Quando parliamo di rumore parliamo di qualsiasi fenomeno acustico dannoso, comunque irregolare per quanto riguarda l'udito, quindi non parliamo di musica, viene generalmente misurato in decibel. L'esposizione al rumore può essere ovviamente sia di tipo acuto, quindi un'esposizione molto forte e momentanea, o cronica, quindi un'esposizione perdurata nel tempo. Le fonti di pericolo appunto ovviamente sono sia le attrezzature agricole, sia ovviamente altre attrezzature portatili che si utilizzano in campagna e quant'altro. I danni molto velocemente, l'ipoacusia, disturbi anche del sistema nervoso e quant'altro. Per quanto riguarda le vibrazioni, non è altro che il movimento oscillatorio di un corpo attraverso una posizione di riferimento. Questo genera nel tempo una serie di oscillazioni e quindi una frequenza. La parte dannosa della vibrazione è proprio la frequenza, quindi la trasmissione del movimento attraverso il sistema manobraccio e il sistema del corpo intero. Quindi ovviamente anche questo rischio, nonché pericolo derivante dall'attrezzatura, va valutato sia per quanto riguarda rischio rumore, sia per quanto riguarda rischio vibrazione. Ovviamente in prima analisi è da vedere quello che il mercato offre, anche in rapporto a un discorso ovviamente spesa-beneficio, parliamo di aziende, e quindi ovviamente cercare sul mercato il miglior prodotto possibile, sia in tema di vibrazione sia in tema di rumore. Poi ovviamente adottare tutte le migliorie tecniche affinché questi valori si abbassano, e poi dove non è possibile ovviamente adottare altre misure. Come vedete, se parliamo di trattore,
già utilizzando un sedile con attenuazione di vibrazioni o sostituendo i cosiddetti dispositivi antivibranti, ovviamente abbiamo già una riduzione delle vibrazioni. Altro rischio ovviamente collegato a questo tipo di macchine agricole è purtroppo è il rischio che fa più danni, e purtroppo il rischio ribaltamento e impennamento, e quindi molto velocemente poi vi parleranno i tecnici dell'INEL di tutto quello che va fatto in base all'adeguamento delle macchine agricole. Un altro rischio molto rilevante nel settore agricolo è purtroppo quello relativo agli organi in movimento, e quindi agli organi cardanici, che nella maggior parte dei casi vengono rimosse le protezioni, quindi generano sicuramente un rischio di impigliamento. Altro rischio sempre connesso con le attrezzature agricole, soprattutto nell'aggancio e lo sgancio di macchine che poi vanno a completare la stessa trattrice. Altro discorso è quello di proiezione di scherge e quant'altro. Arrivando la parte relativa alle macchine la tratteranno i tecnici dell'INAIL. Mi volevo soffermare un attimino su un discorso di ambienti di lavoro. Ovviamente quando parliamo di ambienti di lavoro in agricoltura parliamo sicuramente di vie di circolazione abbastanza rilevanti infortuni derivanti da un discorso di circolazione non controllata, nel senso che sicuramente uno dei rischi è avere delle vie di circolazione miste, quindi con passaggi di automezzi e personale, quindi è bene che le vie di circolazione siano abbastanza segnalate, se non segregate, per quello che è possibile. Ovviamente in un discorso agricolo parliamo anche di condizioni climatiche che non vanno sicuramente sottovalutate, in un discorso agricolo parliamo di raggi UV, in un discorso agricolo parliamo di insetti, animali e quant'altro che possono comunque con le proprie punture portare infezione e quant'altro, quindi parliamo sicuramente di agenti biologici. In un'azienda agricola sicuramente parliamo anche di movimentazione manuale dei carichi, parliamo di traino e spinta, parliamo di una serie di conseguenze. L'altro punto su cui volevo un pochettino fermare l'attenzione è sicuramente anche relativo come ambiente di lavoro, sia per quanto riguarda gli impianti elettrici. Nella maggior parte delle aziende agricole gli impianti elettrici lasciano qualcosa a desiderare, se non anche soprattutto nelle aziende zootecniche e quant'altro, la presenza dei fienili, che sicuramente sono una fonte abbastanza considerevole di rischio di incendio, e quindi anche lì da sottovalutare, e comunque adottare le apposite misure, se non sistemi di impianti di spegnimento, se non un accumulo di quantitativi sicuramente inferiori, e quindi per limitare al massimo ovviamente il rischio. Come luoghi di lavoro ovviamente parliamo anche del suolo, diversi sono gli infortuni dovuti appunto al suolo e quindi al terreno stesso. Parliamo inoltre anche di attrezzature manuali, parliamo per quanto riguarda di rischi in agricoltura di tutto quello che è caduto dall'alto, perché in molte attività c'è un utilizzo non corretto di scale, quindi sicuramente un'adozione di scale non idonee, un corretto non utilizzo delle scale stesse, il fatto che le scale vengono comunque appoggiate male, vengono utilizzate in maniera errata e quant'altro. Parliamo indubbiamente anche nei discorsi di aziende zootecniche, quindi di fienili, parliamo di sobbalchi, parliamo di in molte aziende sono capitate degli infortuni di caduta dal tetto, soprattutto dove ancora c'è molta presenza di Ethernet, quindi non garantiscono un'adeguata resistenza al carico di persone. Quindi parliamo di una serie di fonti di pericolo che comunque vanno valutate e in qualche modo migliorate le condizioni. Grazie. Vediamo velocemente perché abbiamo
pochissimo tempo i problemi legati all'uso delle macchine. Giusto per ritornare prima sul discorso delle macchine, l'evoluzione delle macchine, eccetera, eccetera. Chiaramente le macchine di nuova tecnologia hanno dei rischi molto minori, o comunque, perché chiaramente se è successo un incidente c'è stata un'analisi tecnica per cui eventualmente l'inconveniente è stato eliminato. Io così ne ricordo una, no? Che è un po' vecchia. Ad esempio, specialmente nelle nostre zone dove c'è il piccolo coltivatore che aveva la tipica retromarcia, no? Si metteva la retromarcia, chiaramente uno aveva un ostacolo dietro, andava per terra e il motozappa gli saliva sulle gambe. Fu inventata la doppia frizione. No? C'era mio padre, ad esempio, che non sapeva nemmeno che esisteva la doppia frizione. Perché sul motozappa vecchio non c'era più. Chiaramente l'informazione serve anche per quello, no? Perché chiaramente se uno vede una manovra, ma questo che cos'è? A che cosa serve? È la doppia frizione. No, ma si toglie di proposito, anche se c'è, sanno che non è che non sanno, è uno quando va che si mette il rischio di pericolo, sa che si sta mettendo sotto rischio di pericolo. Sa. Prende la buona, è il buon senso, cioè gli ispettori che girano non devono guardare la massa di carte che uno tiene, se ce l'ha o non ce l'ha, è il buon senso che deve prevalere in un'azienda. Infatti nelle aziende dove prevale il buon senso non succedono gli incidenti, come se uno tiene una macchina che va a 200 all'ora e la spinge e tira, cioè senza capire quello che farà, si prima o poi sa sempre girare. E questo è quello che rimane, questo. Il problema però è da vedere anche sotto un altro punto di vista, o magari le dico che cosa è successo in un'indagine di infortunio e il giudice ha risposto al datore di lavoro dicendo semplicemente questo: se il suo lavoratore dopo avergli ordinato di fare un massetto 30x30, lui aveva fatto un massetto 15x15, lei che cosa faceva? E il datore di lavoro rispose al giudice: io lo cacciavo. E il giudice rispose nella stessa maniera in cui lo cacciava, per motivi tecnici e lavorativi. Non deve cacciare per motivi di volta. Cioè, questo è... A questo punto salgo io sul trattore, lavoro io e sono sicuro. Cioè, nel momento in cui metto un operaio, non è che lo devo seguire di dietro per vedere qualcosa fa, perché anche un attimo di distrazione, un po' di nervosismo sulla macchina, una manovra sbagliata, no? Io sto nel settore della comporta rischi a danni enormi, anche che la macchina è perfetta e a regola e con tutte le... Però per esempio a proposito di macchine, volevo dire un'altra cosa. Negli ultimi anni, per esempio, mi viene in mente quelle macchine che servono per montare i teloni sui pergolati, no? Quelle non sono, cioè almeno le prime non sono adesso, però non erano normate, cioè nel senso che non erano né autorizzate né studiate, erano fatte a livello artigianale, no? Per cui praticamente, molto normalmente, quelle macchine sicuramente comportavano dei rischi che non erano stati nemmeno presi in considerazione. Cioè la macchina in effetti si evolve e per cui chiaramente bisogna stare molto attenti a quello che si va a fare. Allora, sull'abilitazione all'uso di attrezzature professionali. Per cui chiaramente attenzione, non è solo ed esclusiva per i trattori agricoli, fa parte di tutte le macchine, movimento terra, gru, cioè tutte le macchine operatrici, escavatori, ruspe, cingolati, gommati, cioè per utilizzare queste macchine bisogna avere un'abilitazione particolare che a seconda della macchina prevede un corso pratico, un corso teorico. Però veniamo all'agricoltura. Per l'agricoltura è uscita dopo, diciamo, questa normativa, è uscita una circolare esplicativa, cioè dice che se nei 10 anni precedente a questa norma
il datore di lavoro o i dipendenti, hanno utilizzato almeno per 2 anni, che sono il SAME, cioè i mezzi dell'azienda, loro sono abilitati a condurre nel futuro, per i prossimi 5 anni, quelle macchine. Non hanno bisogno di nessuna abilitazione, perché sono già di fatto, si sono insegnati a pratica, hanno già avuto una formazione, autoformazione, diciamo, per quanto riguarda l'utilizzo di macchine agricole. Per le macchine agricole, ripeto, che sono in azienda, non se io ho l'abilitazione per la ratura, per la macchina gommata e cingolata, non è che vado a guidare un escavatore che non sta in azienda, non c'entra assolutamente niente. Però entro i 5 anni bisogna fare un corso di aggiornamento, che praticamente sono 3 ore di pratica e 1 ora di teoria. Bisogna farlo entro i 5 anni da questa data. Allora, vediamo un po' la valenza di quel corso. Quanto dura? Sempre una volta che lo fai, il corso di aggiornamento va fatto ogni 5 anni. Vabbè, l'abbiamo detto questo. Chiaramente, vediamo un po' i problemi connessi con le macchine. Infatti, aggiornamento ogni 5 anni. Vabbè, l'abbiamo già accennato con il collega. I problemi tipici sono ribaltamento e impennamento, però chiaramente i nostri non sono terreni particolarmente, no, connessi, cioè, però ci può essere il canale, ci può essere la pietra, ci può essere qualsiasi ostacolo che può indurre al ribaltamento del trattore. Chiaramente non abbiamo molti, o almeno nella nostra provincia non abbiamo terreni collinari molto, cioè l'esclusione delle bugie, diciamo, come si strade delle L'altro problema è quello dell'impigliamento, no? Utilizzare il più possibile indumenti che hanno per esempio un elastico sia sulle braccia sia sulle gambe, che chiaramente evita di avere parti che sono facilmente impigliabili nell'asso cartaneo, nel cartano, perché chiaramente, come dicevamo prima, si tolgono le protezioni, perché le protezioni danno fastidio quando lo dobbiamo montare e smontare, oppure si spaccano perché sono in plastica e quindi poi non le riutilizziamo. Ma non le devi comprare una volta, non pago dei soldi. Le copie sfruttano questa cosa, Poi ancora per il ribaltamento e per l'impennamento, ancora qual è, diciamo, quello che bisognerebbe utilizzare? Telaio ROPS, il cosiddetto telaio, no? È la cintura di sicurezza, perché chiaramente la cintura di sicurezza ti permette di non uscire fuori dal mezzo, comunque di essere trattenuto sul sedile. Il problema è che, per esempio, nelle nostre culture, nei pergolati, non è utilizzabile, perché chiaramente, cioè, se abbiamo pergolati in testa non è che possiamo andare col telaio, però lì non c'è un rischio di ribaltamento o impennamento, cioè il rischio di ribaltamento e impennamento c'è quando andiamo sul seminativo, andiamo vicino a un canale, andiamo in particolare terreni che hanno questo problema. Però chiaramente noi non lo utilizziamo mai, io non ho visto mai utilizzare, cioè, un trattore con il telaio alzato, assolutamente. Forse qua non lo vede, ma se si mettono nelle zone a rischio credo che uno lo usa, anche per non danneggiare molto la macchina, perché se si ribalta solo da un lato non succede. Il codice nuovo, sono usciti dei trattori di costa più bassa per determinati tipi di vigneti romani, però non sono poco utilizzati in questa zona. Ma è pianeggiato, no? Allora, poi avevamo detto l'asso cartaneo, quindi chiaramente con la protezione che dovrebbe esserci, senza chiaramente manometterlo, perché uno, per esempio, deve, cioè, tornando alla domanda che ha fatto lei prima, no? Se il datore di lavoro omette di osservare particolari norme, o comunque toglie quelle, le protezioni che il datore di lavoro le ha, ha una colpa, attenzione, non c'è dubbio. Cioè, voglio dire, cioè, se lui va a togliere la protezione dell'asso cartaneo e poi rimane impigliato, c'è una colpa, una responsabilità, eh? Forse. Allora, un altro problema dei motori, comunque, e non è solamente dei trattori, attenzione, sono della motosega, sono del tagliaerba, sono dell'atomizzatore, sono di qualsiasi mezzo, comunque a motore a scoppio, che produce altissimi livelli di rumore. Un motore che sta arando, tipo quello,
cioè se lo vai a misurare tranquillamente sta intorno ai 90-95 anche più decibel, e stare 90-95 decibel per un'ora solo al giorno, un'ora al giorno, comporta la sordità assoluta, che poi non è la sordità in cui, nel senso che uno da un giorno all'altro non sente, no, la sordità si manifesta prima con gli acufeni, con i fischi dell'ozio nell'orecchio, no? Cose di questo genere, però chiaramente uno non diventa sordo a 25 anni, lo diventerà quando avrà già 40 anni, non già lo sente più, cioè vuol dire sicuramente chi lavora nel settore conosce i trattoristi che hanno 20 anni di lavoro sul trattore, sono sordi, cioè o sono sordi o sentono pochissimo. Quindi praticamente anche quando usiamo in taglia erba o la motosega o cose del genere, la protezione. Ah, una cosa che dove sono le tavole? Una cosa che vi volevo, lo voglio far vedere a loro, perché chiaramente noi vi abbiamo portato poi. Bisogna proteggersi specialmente da rumore. Io vi inviterei a provare per un giorno solo a mettere i tappi nelle orecchie. Cioè, è strano, perché chiaramente uno si sente con i tappi, si sente un corpo strano nell'orecchio, non è che dà fastidio, però poi si abitua ad avere questo tappo nell'orecchio, uno si stanca di meno, ti senti più tranquillo, perché se uno mette i tappi nelle orecchie, per esperienza, quello che senti sono le vibrazioni del rumore. Non senti più il rumore, però quello che ti dà fastidio sono le vibrazioni. Però voglio farlo vedere a loro, no? Come si mette un tappo nelle orecchie. Lo faccio vedere. Allora, in questo caso dei tappi sono morbidi. Sono così. Si spingono fra le orecchie, in questo modo. Si assottigliano. Si prende l'orecchio con l'altra mano e poi si infila lì. Così. Deve stare tutto dentro. Chiaramente dall'altra parte la stessa cosa, no? Si alza sempre il motorino. Già è una cosa buona. Allora, quindi utilizzate e ne daremo uno o due paia poi quando finiamo il seminario. Andiamo un attimo più avanti. Come ha detto il collega, no? bisogna proteggersi, ad esempio i trattoristi, che non ho mai visto un trattorista che era con la mascherina, no? Perché nelle polveri della terra sono contenuti batteri, insetti, residuali chimici, dolci, ci sta di tutto. Allora, quindi, oltre a proteggervi le orecchie, la maschera, cioè, perché chiaramente c'è, cioè, uno che dice vabbè, ma mo devo andare, mi devo proteggere dal sole, come abbiamo detto prima, no? Mi devo mettere il cappello, mi devo mettere degli indumenti, ma io vedo i trattoristi andare specialmente d'estate, no? A torso lungo non esiste. Cioè, è come andare sulla moto a 200 all'ora senza un supporto, senza niente, è la stessa cosa, non ha nessun senso. Quindi è normale che la moto non ti rimane la pelle, col trattore rimane la pelle, cioè, la stessa cosa. È chiaro che non parliamo poi dei lavori sotto copertura, cioè lì dove per esempio si fanno irrorare dei prodotti anticrittogamici o fitofarmaci. Quindi chiaramente bisogna mettere delle maschere apposite che permettono di lavorare con una certa tranquillità. Quindi praticamente vi daremo, poi dici vabbè, ma io per esempio un'altra parte del corpo che bisogna proteggere sono le mani, no? Perché chiaramente uno se utilizza le mani in qualche modo se le deve pure proteggere, quindi, però indossando dei guanti, veramente, guanti che cosa ti permettono? Permettono prima di tutto di proteggerti le mani, lì dove è possibile. Chiaramente se faccio la raccolta delle fragole non è che mi mettono il guanto, non posso, non c'è l'umidità, anche se posso mettere i guanti di plastica, quelli fini, che mi protegge. Però voglio dire,
quanto ti dà anche la possibilità di avere una presa in cuore, lì dove vado a voler fare determinate lavorazioni che mi permette, che mi scivola dalle mani o comunque non ho una presa idonea. Vabbè, io mi fermo qua velocemente perché chiaramente non ci abbiamo molto tempo. Vabbè, qui ne abbiamo parlato un attimino del, questo lo scuotitore, questa è un'altra storia. Cioè lo scuotitore sembra una macchina. Allora come fate a risolvere i problemi di pressione? Non lo devi usare. No, per esempio, i problemi di vibrazione non li puoi risolvere, però per esempio utilizzando il guanto comunque ammortizza un poco, cioè nel senso che la vibrazione la senti lo stesso, però le piccole vibrazioni, il guanto funziona da ammortizzatore, cioè se usi un guanto buono in scorsa di pelle lo ammortizzi, non è che non fa niente. Certo, per eliminare il rischio non lo devi utilizzare, c'è poco da fare. Perché il problema, per esempio, della, abbiamo detto prima, quella delle posture, vabbè, me ne parlava velocemente il collega, è chiaro che quando io devo piantumare, per esempio, delle piantine di pomodoro, non è che non posso stare piegato, ci sono delle macchine, cioè, per esempio, ci sono i carrellini, no? Quelle dove io mi siedo, no? Sì, lo so. Ma anche quella è una postura in conto, perché io sto piegato in questo modo. Se modifico l'organizzazione del lavoro. Bisogna modificare. Cioè non è che tutto quello che è pericolo deve per forza provocare un danno. Ovviamente tutto dipende anche dal tipo di esposizione, dal tipo di esposizione. Ovviamente dove non si può intervenire con i mezzi tecnici bisogna intervenire sull'organizzazione del lavoro. Molte attività non è semplice. Soprattutto poi considerazione del fatto che in molte attività agricole c'è un discorso di raccolta di determinate cose, non è che c'hai tutti i tempi per farlo, ma c'è un discorso di ottimisti che comunque devono lavorare. Buonasera, io sono l'ingegner Margherese della Conta, la consulenza tecnica accertamento di rischio e prevenzione, e sono venuto qua per far dare un contributo e parlarvi di alcuni rischi particolari, diciamo che magari uno non fa tanta attenzione, però sono rischi a tutti gli effetti. Vediamo le cose pratiche, in modo da lanciare il messaggio, poi chi vuole approfondire può anche contattarci, insomma noi abbiamo tanti opuscoli, possiamo dare molta consulenza. Allora, uno dei rischi principali è quello delle vibrazioni meccaniche. No? Cosa sono le vibrazioni meccaniche? Sono delle oscillazioni a una certa frequenza che trasmettono le macchine all'uomo. Durante queste vibrazioni viene trasmessa pressione, forza e anche quindi velocità e quindi energia. Questa energia da qualche parte va a scaricarsi. Dove si scarica? Tra l'altro si scarica anche sul corpo umano. Quindi noi possiamo avere vibrazioni, diciamo, a bassa frequenza, per così dire, da 1 a 80 Hz circa. Hz sarebbe oscillazione al secondo. Dico solo questo, non mi spaventare. E li trasmettono che con le macchine quelle motocrosse, tipo i trattori, i motocoltivatori con sedile, le macchine semoventi, quindi la frequenza bassa, media e bassa vengono trasmesse da queste macchine, soprattutto al corpo intero, cioè tutto il corpo, tramite i gluteri, dal sedile, di un trattore, questa energia viene trasmessa al corpo umano, mentre l'operatore lavora. Ora, perché mentre parliamo dell'altro tipo di vibrazione, quella più alta frequenza, che sono le vibrazioni fino a 1200 Hz, diciamo così.
che vengono trasmesse al sistema manobraccio, cioè alle braccia, cioè al polso, mano, gomito, spalla, che non è da intendersi la spalla come intendiamo noi in Puglia, diciamo la spalla è praticamente la parte anatomica della spalla vera e propria. E le motoseghe, dei cespugliatori, le motozappe, gli abbacchiatori, gli scottitori, questo è il metodo di vibrazione elevata. Quindi se io lo utilizzo per un certo numero di ore sono a rischio, ora comunque ne parliamo più in dettaglio. Allora, con l'organo bersaglio, perché sono rischiose queste vibrazioni? Perché l'organo bersaglio, per così dire, è irraghida, cioè la spina dorsale. Se io faccio più di 4 ore, 6 ore, 8 ore al giorno, sono a rischio, perché praticamente queste vibrazioni si trasmettono attraverso la spina dorsale, perché la spina dorsale è composta da una serie di vertebre, no? Alternate a dei cuscinetti, specie di cuscinetti di un materiale, diciamo, non osseo ma ammortizzante. A lungo andare questa energia si scarica, le due vertebre schiacciano il disco intervertebrale e questo a lungo andare si può intaccare, si può forare e il materiale interno, il nucleo, diciamo, fuoriesce e allora ti viene la cosiddetta ernia al disco. Quindi, ed è una patologia che solo con l'operazione si sistema, non massaggi, queste cose qua. Quindi con le vibrazioni possono portare delle malattie invalidanti, non so se la gente lo capisce. Non solo l'ernia del disco, anche l'artrosi, le lombalgie, la lombosciatalgia. Mentre ora parliamo un po' della prevenzione, no? Mentre le vibrazioni meccaniche ad alta frequenza del sistema manobraccio, quelle si scaricano sulle mani, sui polsi, sulle spalle. Possono far venire ad esempio danni vascolari alle dita, se io utilizzo la motosega 4 ore di continuo, 6 ore, chiaramente arriva il punto che il sangue non affluisce più alle dita e se lo utilizzo più giorni alla settimana, più settimane, alla fine le dita rimangono bianche, praticamente dita morte, e diventa una malattia cronica e non ho più sensibilità, come se avessi delle dita morte, praticamente. Quindi questa è una malattia invalidante della mano, per dire, l'utilizzo di una motosega. Poi posso avere danni osteoarticolari alle ossa, alle spalle, infiammazione ai tendini. Per la prevenzione cosa si può fare? Sicuramente si possono fare delle visite mediche prima per vedere se uno già c'ha qualche patologia, insomma, se uno già c'ha dei problemi alla schiena, non è consigliabile fargli guidare il trattore per tante ore, perché la malattia si diventa più grave. Fare dei controlli sanitari periodici, fare delle opportune pause di lavoro, cioè se io utilizzo il trattore 4-6 ore al giorno, per più giorni, per più settimane, sono a rischio, perché vado oltre il limite delle vibrazioni assorbite. Quindi in questo caso devo dire, dopo 4 ore, riposati mezz'ora, cambia, fai un'altra attività. Non so, vai a regare il pomodoro, mi viene in mente questo qua, no? Vai ad aprire le valvole per regare il pomodoro, controllo la irrigazione, poi magari torni a fare un'altra attività. Cioè bisogna cambiare mazione, no? Poi dipende anche dal tipo di trattore, dalla velocità. Se è un trattore a cingoli, c'è più rischio, se è un trattore a gomme. È tutta una valutazione che bisogna fare, chiaramente. Quindi non è che guidare il trattore è pericoloso, però se lo guido 6 ore, 8 ore, per più giorni, per più settimane, alla fine torno a casa con la schiena. Quindi bisogna capire che bisogna alternare un po' le fasi lavorative. E si è obbligato a lavorare, ma è... vabbè, però magari non può cambiare mansione. Non da operare. Devi lavorare, ma ci per le vibrazioni mano-braccio si possono utilizzare. Devi lavorare, però lavorare con grano sales, come si dice, cioè io faccio 4 ore e guido il trattore, poi 2 ore vado a controllare il pomodoro e regare il pomodoro. È un'ipotesi che faccio, poi bisogna organizzarsi, cioè non è che uno sia una persona 8 ore al giorno, sempre il trattore ha delle vibrazioni molto elevate rispetto ai limiti, perché le macchine sono grosse, cioè sono potenti, quindi diciamo hanno degli impianti, no? Degli ammortizzatori, le velocità, le cose, insomma, gli scuotimenti, quelle sono cose devastanti nella schiena. Va bene. Ora, un altro rischio, oltre alle vibrazioni, è quello delle posture incongrue. Se io sto abbassato 4 ore, 6 ore al giorno, con un'inclinazione superiore dai 20 ai 45 gradi, del mio aperto, a lungo andare, se sono un po' obeso, a lungo andare posso avere patologia alla schiena.
scontato di fatta. Quindi mantenere posture rotate inclinate per tanto tempo e soprattutto anche caricare magari dei carri mentre sono inclinate è devastante. Quindi anche qua bisogna alternare, non so, fare 4 ore, 2 ore, cioè cercare di organizzarsi. Si sono trovati medici di impiantistica diversi, perché, ecco, perché se io ho limite mi abbasso sulle ginocchia, invece di piegare il tronco, mi abbasso sulle ginocchia, per esempio. Invece sta sempre in avanti perché il carico del mio corpo si plancia e quindi mi vado a schiacciare il disco del vertebrale. Oltre a altre patologie, insomma. Quali sono le attività che sono a rischio? La raccolta dei frutti, le potature, le operazioni sulle piante, uso di macchine obsolete. Vabbè, i danni sono sempre gli stessi delle vibrazioni quasi, infiammazione ai tendini, muscolo, articolazione, dolore muscolare, articolare, articolazione sistema muscolare e così via. Vado un po' veloce qua. Ora, se io ad esempio qua mantengo le mie braccia durante il lavoro per un lungo tempo, diciamo, raccogliere mele per esempio, superiore a 80 gradi, quindi già solo una postura incongrua, una postura che mi può portare a dei danni alle articolazioni, perché praticamente non è che l'uomo non può fare questi movimenti, però si mette in una posizione un po' stressante per il corpo umano e allungando l'articolazione un po' subisce degli piccoli strappi che si vanno a sommare poi ad altre attività e quindi le spalle poi se ne vanno, per così dire. Quindi cosa bisogna fare? Sicuramente non spostare i carichi eccessivi, non mantenere carichi statici sopra l'altezza delle spalle, cioè alzarsi un pochettino invece di fare così, per dire, no? Sono cose intuitive. Sì, diventare un intuitivo e alternare le fasi di lavoro, cioè invece di stare sempre là con le braccia in alto ad fare un lavoro diverso. Ora, un altro rischio che va sempre a collegarsi agli altri due sono rischi che diciamo, agiscono spesso insieme, quindi fanno una sinergia pesante per il lavoratore, è quello degli sforzi ripetuti, o rischi ripetuti, cioè se io raccolgo delle mele, mi viene da questo esempio, 10 mele al minuto, a lungo andare questi movimenti mi comportano uno stress della spalla, del gomito e del polso, perché i tendini si muovono all'interno di delle guaine lubrificate. Se io faccio dei movimenti veloci non si riesco a lubrificare bene i tendini. Se non mi fermo 10 minuti, ogni ora per esempio, i tendini non riescono a lubrificarsi, a lungo andare si danneggiano, si gonfiano, si infiammano e le spalle si salutano. E poi sono malattie, se uno non se ne ricorda, sono malattie invalidanti, perché poi il dolore alle spalle te lo porti fino ad arrivare anche al blocco della spalla. Alcune persone hanno subito anche il blocco della spalla, blocco proprio, non lo possono più utilizzare. Quindi movimenti ripetitivi che oltre al carico comportano un sovraccarico. Il fatto che io faccio movimenti veloci in postura in comune porta un sovraccarico del rischio, quindi fico perché il sovraccarico mi manca. Va bene, quindi le lavorazioni a rischio sono sempre tutte quelle che facciamo a mano. Quindi quando facciamo la lavorazione a mano, la falciatura, vabbè, è vero che non si fa più la falciatura, comunque la potatura, la legatura delle vigne, la colta manuale, cioè del prodotto, produzione di trattore, anche il fatto di sterzare diciamo, in maniera continua può portare a delle sovrasollecitazioni alla spalla. Quindi anche qua cosa fare? Diciamo, prevedere pause di riposo, cioè se io faccio 2 ore di attività, 20 minuti mi riposo. Riposo e permetto alla spalla di riprendersi. Io non sto riposando adesso. Poi allora poi evitare di eseguire lavori manuali a rischio, anche qua ci utilizziamo le macchine, però poi le macchine ti comportano un rischio di vibrazione, quindi bisogna anche vedere anche qua. Allora, un altro rischio, che è l'ultimo a cui voglio far appuntare, è la movimentazione manuale dei carichi. Se io sollevo delle cassette pesanti, tra virgolette, queste non andare che possono causare danni alla schiena. O anche il famoso colpo della strega, cioè lo stiramento muscolare per forze eccessive che escono.
muscoli che poi ritornano più alla posizione iniziale, quindi causano dei dolori intensi e un blocco. Quando è che io ho questo insieme? Quando sollevo, spingo, trascino, trasporto, tutte queste attività che comportano il trascinamento di un peso, praticamente. Quindi fase di raccolta, trasporto in assente piena, eccetera. Anche qua, quali danni posso avere? Lombalgia, colpo della strega, ernia del disco e l'artrosi. L'artrosi, cioè il fatto che le ossa si deformino della colonna vertebrale, e poi con delle parti vanno a picchiare sul mio disco intervertebrale e me lo danneggiano, e da là poi nascono tutti i guai a lungo andare. Quindi malattie croniche invalidanti che bisogna cercare di evitare. Forse non tutti hanno pensato a questo tipo di rischi, anche i medici competenti o i medici del lavoro, insomma, i medici di famiglia, devono essere poi sensibilizzati a vedere questi aspetti. Quindi non sollevare mai carichi superiori a 25 kg, né per le donne 15 kg, ok? Allora la tagliamo qua, comunque se avete bisogno di informazioni mi contattate. Arrivato da una vita, un tour. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per avermi invitato. Io sono appena arrivato da un tour fatto nel Brindisino, appunto di visite presso aziende che fanno appunto allevamento di bovini e caprini, ma soprattutto anche fanno trasformazione, quindi aziende che sono nel settore lattiero caseario, e mi hanno evidenziato, per esempio, qui approfitto, dottor Lo Russo se n'è andato ma deve ascoltare anche lui, approfitto dottor Lo Russo, che mi hanno evidenziato la necessità di dover fare percorsi formativi per coloro che producono mozzarella e formaggi, perché oltre a esserci l'obbligo, appunto, quindi verso un'ulteriore informazione, l'obbligo, c'era anche il dottor Cappiello con me, sono costretti a fare questi percorsi formativi nel nord Italia con ulteriori costi, con costi importanti, con aggravi diciamo di termini di costi per i nostri allevatori e produttori. Così come anche ne parlavamo poc'anzi in discussione sul tavolo di coordinamento Stato-Regione che rappresento, siamo per chiudere il PAN entro il quale prevediamo dei cicli formativi necessari per tutti coloro che utilizzano sostanze fitofarmaci, che utilizzano e che commercializzano anche. Per cui c'è l'obbligatorietà anche per questi soggetti di fare percorsi formativi. E così come anche quello che state facendo qui stasera, la sicurezza, vabbè, io me ne sono occupato in un altro comparto per tanti anni, adesso me ne occupo in un settore diverso, ma anche qui emerge la necessità di dover diffondere la cultura della sicurezza, anche se, come io ho sempre detto negli anni precedenti e continuo a dirlo anche oggi, la sicurezza è un problema culturale. Ho ricevuto diverse lamentele da parte di agricoltori, soprattutto piccoli agricoltori che si sentono costretti ad intervenire su questo settore, ma vabbè, è un fatto culturale, bisogna naturalmente abituarsi. Per le nuove generazioni sicuramente il discorso è molto diverso. Noi stiamo finanziando la nuova imprenditoria giovanile nel settore agricoltura, cercando appunto di incentivare l'intrapresa che in questo comparto manca, ma che diciamo che comincia ad esserci un trend diverso, mentre fino a qualche anno fa i figli degli agricoltori diventavano ingegneri e dottori, oggi i figli dei dottori e ingegneri finalmente stanno ritornando a intraprendere il settore dell'agricoltura, e naturalmente per fare questo dobbiamo cercare anche di aiutarli e dobbiamo cercare anche di non utilizzare le risorse in maniera non coerente. Mi riferisco per esempio alle risorse che sono state dedicate per le nuove generazioni, cioè vale a dire aziende che passano da padre a figlio,
che in alcuni contesti c'è stato solo un passaggio di partita IVA e non di, e non so se mi sono spiegato, e questa cosa non va bene, quindi bisogna trovare il sistema di legare poi a questi finanziamenti anche dei cicli formativi in maniera tale, perché da un'analisi fatta in questi ultimi giorni si è notato che in alcuni contesti le risorse che sono state dedicate per i giovani imprenditori, soprattutto per il cambio generazionale, non hanno avuto in alcuni contesti dei buoni risultati, perché o perché, ripeto, l'attività produttiva poi è rimasta in mano al genitore, oppure perché le risorse, cioè il giovane ha intrapreso un'attività non coerente magari con le vocazioni del territorio, e quindi abbiamo necessità di legare le prossime risorse a cicli formativi obbligatori che permettono appunto ai giovani imprenditori di intraprendere in maniera corretta e soprattutto avere la formazione adeguata per poter portare avanti il fattore produttivo che richiede l'iniziativa. Quindi sono convinto, e quindi faremo molta attenzione con la prossima programmazione su questo tema, e sono convinto che la formazione, non parlo solo della sicurezza sul settore agricoltura, ma la formazione in genere dovrà essere intensificata all'interno appunto del sistema di cultura. Vedete, anche le masserie didattiche di cui ultimamente tanto se ne parla e che hanno avuto un grande successo nel sistema enogastronomico, quindi nel sistema turistico pugliese, anche lì bisogna inserire all'interno di queste attività, di queste aziende, la qualità. Per poter inserire la qualità bisogna fare formazione, ecco perché sono convinto che dobbiamo appunto migliorarci. Questa idea anche di, che qualche giorno fa mi è venuta qui a Taranto in occasione della festa del mare, che stiamo cercando di portare avanti in maniera molto, diciamo, un po' più importante rispetto agli altri anni. Io non ho mai visto che a Foggia, a Bari, a Brindisi, a Lecce si sponsorizza la festa del mare di Taranto. Se voi andate in giro per le città pugliesi trovate il cartellone 6x3 che parla la città di Taranto, la festa del mare, e questa è un'attività che stiamo cercando di intensificare in maniera molto forte, oppure una trasmissione come quella di c'è stata qualche giorno fa, Linea Blu, che racconta la città di Taranto. Quelle non sono cose che vengono per caso, sono cose che si organizzano, che si cercano di organizzare anche in maniera tale da far raccontare che questa città non è solo quello che voi tutti potete immaginare. E devo anche fare un'aggiunta, che in questo momento, per assurdo, tutto ciò che stiamo passando, e quindi l'ILVA in questo momento è un punto di forza per questa città, però se facciamo squadra tutti quanti insieme forse la facciamo diventare una cosa importante. Possiamo intervenire e cercare di cambiare questo sistema che in questo momento, adesso da una cosa me ne sono andata da un'altra, ci stavo dicendo che l'altro giorno, facendo questa conferenza stampa su questo settore, su questa iniziativa, mi è venuta questa idea anche della barca didattica, no? Perché anche questa è un'idea che spero che diventi un brand come la Cossa, come i Mitili che stiamo portando avanti qui nella nostra città. La barca didattica potrebbe diventare un brand della città di Taranto, quindi anche lì all'interno di questa barca possiamo fare attività di formazione, soprattutto nei confronti dei bambini, ma non solo, ma soprattutto anche nei confronti dei turisti, perché facciamo elementi di conoscenza, di formazione e di informazione, quindi sono alla base di tutto. Il ciclo formativo è importante. La cosa importante è che questi progetti formativi devono essere inseriti anche all'interno di percorsi aziendali, percorsi da fare all'interno delle aziende, perché per esperienza credo che è importante che la formazione non si faccia solo in aula, ma si faccia anche con le aziende che realmente producono e che appunto possono trasmettere qualcosa di più al giovane. E concludo dicendo che metteremo in campo anche, visto che rappresento in questo momento il mondo dell'agricoltura regionale, metteremo anche in campo azioni che devono in qualche maniera portare il giovane, così come sta avvenendo, entusiasmo. Dobbiamo, per creare attrattività, ancora più attrazione in questo mondo, che sicuramente è un mondo che ci può dare un'economia diversa, soprattutto nella nostra città, e
e soprattutto c'è questo interesse da parte dei giovani che va aumentato, va incentivato, perché mentre prima l'agricoltura era considerata solo come un elemento di sacrificio, dove diciamo, il fattore produttivo era principalmente erano le braccia e le gambe e i muscoli, oggi in questo settore finalmente si sta inserendo l'innovazione, si sta inserendo la tecnologia, il web. Vedete la crisi delle fiere derivato anche dal fatto che si commercializza in maniera diversa, e quindi dobbiamo cercare tutti quanti di puntare su questo settore, che secondo me è un settore vincente, e anche il Ministero finalmente considera, dopo tantissimi anni, che l'agricoltura è un fattore importante della nostra città. Badate bene, il Ministero dell'Agricoltura mi ha regalato Paolo De Castro qualche giorno fa un libro che racconta che il Ministero dell'Agricoltura era stato costruito all'epoca, era il ministero più importante che noi avevamo in Italia, ma era stato costruito insieme al Ministero dell'Economia, era diviso in due, perché era talmente importante il Ministero dell'Agricoltura che doveva lavorare a braccetto con il Ministero dell'Economia. Poi invece, con il passare degli anni, abbiamo pensato ad una vocazione forzata, quale quella dell'industria, che probabilmente non ci apparteneva e ci ha portato tutto questo disastro che tutti quanti sappiamo. Per cui forse è arrivato il momento di cominciare a voltare pagina e pensare che l'agricoltura, l'agriturismo può essere l'elemento vincente della nostra azione. Vabbè, io... Grazie.